Accendiamo il forno a 200 gradi centigradi in modalità statica. Prendiamo 6 albumi, circa 215 grammi. Per evitare sprechi, noi preferiamo prendere l'albume nel bricco, quello pastorizzato, che si trova tranquillamente nel supermercato. Mi raccomando, deve essere a temperatura ambiente. In questo modo, quando lo monteremo con le fruste elettriche, incorporerà molta più aria. Montiamo fino ad una consistenza semimontata. Aggiungiamo quindi 4 cucchiai di zucchero a velo oppure 5 cucchiai di eritritolo. Continuiamo a montare per un minuto circa. Aggiungiamo quindi mezzo cucchiaino scarso di gomma di xantano oppure 2 cucchiai di maizena, un cucchiaino di cremor tartaro, un cucchiaino di aceto bianco e per finire un cucchiaino di aroma di vaniglia. Montiamo ancora per un minuto o due. La nostra meringa è pronta. Prendiamo un foglio di carta da forno. Facciamo un cerchio sulla carta aiutandoci con un piatto. Giriamo il foglio. Questo servirà come base per distribuire l'albume all'interno del cerchio, formando una corona con delle punte. Ricordiamoci di fare un piccolo incavo nel quale, una volta cotta, metteremo la panna e la frutta. Inforniamo. E abbassiamo subito la temperatura a 100 gradi centigradi. Lasciamo cuocere per un'ora e mezza circa, senza mai aprire il forno. Terminata la cottura, apriamo leggermente il forno aiutandoci con un utensile di legno da cucina e lasciamo raffreddare completamente il dolce, che avrà un color nocciola bellissimo e sarà croccante fuori e morbido dentro. Ora non ci resta che staccarlo dalla carta da forno con l'aiuto di una spatola o, per chi usa la maizena, un trucchetto è quello di spolverare leggermente il foglio di carta da forno con un cucchiaino di maizena. Montiamo a neve 250 ml di panna ben fredda. Aiutiamoci pure con le fruste elettriche. Aggiungiamo nel frattempo 2 cucchiai di zucchero a velo oppure 3 cucchiai di eritritolo. Ora è il momento di farcire la pavlova con la panna montata e con la frutta a piacere. Anna Pavlova era una famosa ballerina russa di inizio secolo scorso che andò in tournée in Australia e in Nuova Zelanda e da lì uno chef se ne innamorò e le dedicò questa favolosa torta chiamata appunto Pavlova. È un dolce scenografico tipico australiano per le grandi occasioni. E quale grande occasione migliore del Natale? Noi abbiamo deciso di presentarla così.